La prima buona notizia è che Annabelle mi ha proposto di lavorare insieme contro Delbrook. Ma se adesso Annabelle si mette contro Delbrook? Prima o poi, almeno spero, faranno un passo falso e crolleranno insieme. Ma perché non ci abbiamo pensato prima? Rickard, sei un genio. Da questo momento vincono i buoni. Certe cose potreste farle da un'altra parte. Nora, lasciaci in pace. Simon, ignorala. Tranquilla, è tutto il giorno che lo fa. Non ha significato niente per lui. Cosa? Cosa non ha significato niente? Perché non glielo dici? Che cosa dovrebbe dirmi? Non lo sai, Luisa. Quando era disperata, è stato a letto con me. Lascia stare, Simon. So come comportarmi di fronte alle menzogne di mia sorella. Allora, cos'è questa sciocchezza? Perché non lo chiedi a Simon? Tu non hai niente da dire. Ti prego, non sentirti in dovere di rispondere, Simon. Non ti sembra di averci tormentato abbastanza? Luisa, io ti ho solo detto la verità. Ti decidi a lasciarci in pace, per favore. Ti rassegni così al fatto che ti abbia tradito? L'unica persona che mi ha tradito sei tu. Per questo non credo a una parola di quello che dici. Ti stai sbagliando, è la verità. Non è possibile. È davvero pazzesco. Non la smette mai di mentire. Vorrei essere calma come lo sei tu. E poi come fa a continuare a illudersi che io ci creda? Io non lo so. Questa bugia non era solo stupida, ma anche offensiva e malvagia. Adesso andrà meglio, vedrai. Io... Non hai pensato neanche per un secondo che Nora dicesse la verità? Neanche per un secondo. Simon, io mi fido di te. Sempre e comunque. Io ti conosco. Tu non mi hai mai delusa. E so che non mi faresti mai una cosa del genere. Una volta tanto le dico la verità e lei non mi crede. E non ti domandi perché? Certo, perché si fida di lui. Perché hai dovuto per forza andarglielo a dire? Non lo capisci che ormai hai perso? Non riesci a metterti nei miei panni una volta tanto. Simon ieri ha dormito con me e adesso lo nega. E pensi che in quel momento abbia provato qualcosa? Era solo un modo per sfogarsi. Io non ho avuto bisogno di un sonnifero per portarmelo a letto. Non dovevo farmi coinvolgere in questa storia. È stato un grosso errore. Adesso finiscila con questa ipocrisia. Tu volevi che si separassero quanto lo volevo io. Non a qualsiasi prezzo. Ho ancora una cosa che si chiama coscienza. Se la coscienza rende le persone come te, preferisco non averla. Se ami Simon, dovresti gioire della sua felicità con Luisa. Questa è la tua coscienza che parla? Tu gioisci della felicità di Luisa? Sì. Sei ipocrita e falso, Hedwig. Perché falso? Se la ami veramente, come dici di amarla, perché non sa che il suo albergo è ancora in mano tua? Conrad, ti prego, cerca di ricordare quando hai visto Theo per l'ultima volta. È stato prima di chiudere gli occhi e di contare fino a 100. È bellissimo giocare Essa, qui stavamo bosco. Giocando a nascondino. Nel mezzo tantissimo. Di un bosco, che idea geniale. Vero? Bambini, state a sentire. Qualcuno di voi ha idea di dove si sia nascosto Theo? No. Volete dire che Theo è sparito? No, non è sparito. Theo ha vinto e aspetta che io lo vada a prendere. Vogliamo venire anche noi? Ma non siete stanchi? No. Chi vuole una cioccolata calda? Io!
Allora ci stringiamo nella mia macchina, andiamo al Barney, ci beviamo una cioccolata e poi torniamo in istituto. Sì, bello. Su, andiamo, forza. Sei proprio forte. Sì, hai ragione. Conrad, si sta facendo tardi. Conosco il bosco come le mie tasche. Troverò Theo, anche con il buio. Sei certo che Annabel non stia fingendo di voler agire contro Delbrook? Per lei questa è un'opportunità di riconquistare la mia stima, almeno credo. Sì, ma non vorrà certo accusare Delbrook dell'omicidio di Elena, perché si darebbe la zappa sui piedi da sola. Qualsiasi modo trovi per liberarsi di Delbrook, a me sta bene. Quello che conta ora è proteggere Lissy. Già. Non sarà impresa facile liberarsi di Delbrook. Da quando ha ricevuto l'eredità di Elena, Lissy è una donna molto ricca. Se Annabel vuole liberarsi di qualcuno, ci riesce sempre. La mia famiglia ne ha fatta abbondantemente. Ian Delbrook non se ne starà con le mani in mano a guardare Annabel che lavora contro di lui. Possiamo solo sperare che lui faccia lo stesso con lei. Sì, questo sarebbe il massimo. Non so per quanto ancora riuscirò a sopportarla. La cosa più importante è far sentire Delbrook al sicuro, quindi non dovrai più attaccarlo. Questo lo so. E deve anche piacermi? No. Temo però che dovrai accettarlo come genero, almeno per un po' di tempo. Pensa solo al motivo per cui lo fai. Se non me lo trovo tra i piedi tutti i giorni, posso provarci. Andiamo. Theo! Maledizione, dove sei? Theo! Avanti, fatti vedere, hai vinto! Eccomi! Theo! Davvero hai vinto io? Theo, altro che se hai vinto, sei campione del mondo di nascondino. Che bello rivederti, tutto a posto. Oh, santo cielo, te l'avevo detto di non arrampicarti qui da solo. Non ti trovavo più. Il gioco è così. Già. Ti ho chiamato tante volte, non mi sentivi? Sì. E allora perché non sei venuto giù? Ho capito. La scala è un po' troppo ripida vista da quassù, certo. Coraggio. Che sta succedendo? Katarina, arrivederci. Arrivederci. Signor Van Weyden? Perché la porta di casa è spalancata? Che ci fa il pittore qui? E cosa sono tutti questi scatoloni? Sono miei. Ian viene a vivere con me. Abbiamo fatto ridipingere la stanza. Qui alla villa? Sì. O preferisci che vada da un'altra parte con mio marito? No, naturalmente. Qui ci sono stanze a sufficienza. Abbiamo scelto la mansarda, è più intima. Così nessuno ci disturberà. È la camera dei domestici. Non fa niente. Vista sul cielo stellato, quando ci metteremo a letto basterà attendere la mano. La finisci di fare il romantico. Non hai niente in contrario, vero? Io? No. Tanto più che la stanza è vuota. Comunque stanno già portando su le mie cose. Mi raccomando, faccia attenzione. Se dovesse rompersi qualcosa, pagherà di tasca sua. Katarina è molto attenta. Ah, ormai non sanno più lavorare. Stia bene a sentire. I miei dipendenti lavorano in modo impeccabile. Non sono qui per fare da facchini a lei. Papà, non volevamo chiamare un'impresa per così poche cose. E spendere un mucchio di soldi. Fammi vedere come scende un vero indiano della tribù dei Piedi Neri. Io non sono della tribù dei Piedi Neri. Non puoi restartene lassù per sempre. Perché no? Perché ci sono i tuoi amici che ti stanno aspettando. Se hai così paura di scendere, puoi fare un salto. Ti prendo io. Non ho paura. Solo non mi va di scendere. Ah, è così. Allora saluta i caprioli da parte mia. Conrad, aspettami. Stai scendendo come un vero alpinista. No, non è vero. Bravo! Adesso puoi saltare, ti prendo io. Sei sicuro? Parola di indiano. Anzi, no, senza indiano, parola d'onore di non indiano. Lo rifacciamo? Sì, certo. Rifacciamo.
Ti hanno già informato? Da oggi abbiamo un nuovo inquilino. Sì, maledizione. Il commissario Delbrook a quanto pare non vuole perdere tempo. Già, la cosa peggiore è che non posso farci niente. Questo mi fa impazzire. Se dico una parola contro di lui, Lissi si butta ancora di più tra le sue braccia. È innamorata? Non vede quello che vediamo noi. Se Delbrook agisce con tanta rapidità, non vedo come riusciremo a fermarlo. Delbrook è veloce, ma è anche avido. Quindi può sbagliare. Speriamo. Il fatto che si sia trasferito qui renderà più facile trovare qualcosa sul suo conto. È astuto, non lascerà in giro nulla che sia utilizzabile contro di lui. Dovrà pur finanziare il suo stile di vita. Io proverei a cercare in questa direzione. Certo. Vediamo se tiene i soldi sotto il materasso. Non convinceremo Lissi mostrandole che lui ha qualche scheletro nell'armadio. Tutti hanno un punto debole. Troveremo il suo. Ma deve proprio abitare qui. Se vuoi veramente eliminare un tuo nemico, a volte è positivo averlo vicino. Hai già in mente una strategia? Non resterà qui a lungo, te lo garantisco. Si era nascosto nella torre di guardia. Sì, ma perché non sei sceso quando ti abbiamo chiamato? Voleva godersi il panorama un altro po'. Restare da solo nel bosco con Conrad ti è piaciuto, vedo? È un tipo speciale, Conrad. Va bene, riaccompagno Theo in orfanotrofio e torno subito. Fai con calma. Non devo sbrigarmi? No, non più. Non abbiamo rispettato l'appuntamento del mese. Mi dispiace. Ne parliamo dopo. E dato che non abbiamo più scadenze da rispettare, infila Theo nella vasca da bagno. Non possiamo riportarlo in orfanotrofio così. Devo davvero farmi il bagno? Sì, ma dopo farai una bella merenda. Latte e cacao. Affare fatto. Affare fatto. Vieni. Ehi, Conrad. Non allagare il bagno. Sì, capitano. A dopo. Fortuna oggi dei ragazzi si è occupato Conrad. Così almeno sono riuscita a completare in tempo il bilancio della fondazione. Sì, bene. Purtroppo dovrò parlarne con Hennig. Vedrai che non ti farà problemi. Non mi va tanto di avere a che fare con lui. Troppe bugie. Almeno lui ha ammesso di avere mentito. Ma questo non cambia niente. Come farò a fidarmi di nuovo? Cosa c'è? Che cos'hai? Pensi anche tu che sia stata Nora a istigare Hennig? Magari all'inizio non sapeva a cosa sarebbe andato incontro. Non è una mosca intrappolata in una ragnatela, ha le sue responsabilità. Ma è stato lui a mettere un freno a questa storia. Incredibile. Sono parole di Simon Becker, l'uomo che non ha mai avuto una buona parola per Hennig. Supponiamo che non si rendesse conto delle conseguenze delle sue azioni. Per te cambierebbe qualcosa? Ma perché ora lo difendi? Non capisco. Hennig e Nora hanno lavorato per separarci. Pensa soltanto se ci fossero riusciti, Simon. Dimentica quello che ho detto, ti prego. Sì, puoi contarci. E tu? Non fare quella faccia. Baciami, invece. Non voglio pensare a Hennig, a Nora o ad altro.